Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto la prima review di Future Stars. Infatti ieri ho provato Ibanez, Kakere e l'ottimo Raspadori. Giocatori un po' controversi, non vi spoilerò nulla, infatti vi lascio subito alle clip così vi fate prima voi una vostra opinione e poi ci ritroviamo alla fine con il recap finale. Partiamo da Kakere e guardate qua subito che anticipo sulla linea di passaggio totalmente automatico, per non parlare guardate di come si francobolla l'uomo, gli toglie prima la palla, poi gli ritorna e ancora una volta si attacca per togliere il pallone all'avversario. Qui con il raddoppio si piazza nuovamente benissimo sulla linea di passaggio. Ancora qui due volte doppio intercetto per andare a recuperare palla, poi anche il lancio assolutamente non male. Qui ancora non selezionato, totalmente automatico questo recupero palla. Qua si attacca benissimo ancora una volta con raddoppio. E poi vedete com'è agile pure sto Kakere, palla al piede, impressionante. Guardate come si gira e si rigira, la tiene francobollata al piede in maniera tale da poter creare superiorità numerica e spazi per i propri compagni. Qua invece passiamo a guardare Ibanez, che come potete vedere fa delle ottime uscite dall'area di rigore. Vedete come è aggressivo. Questo è secondo me il suo punto di forza, quindi se siete molto bravi manualmente a controllarlo, guardate qua com'è preciso negli interventi quando diciamo esce a caccia di avversari. Dentro l'area invece non si esibisce in questi grandissimi interventi automatici e fa un po' fatica. Qua invece Raspadori, abbiamo apprezzato il suo non sprint boost, la sua totale fracitamma, palla al piede, non si gira manco per sbaglio. E questo è il primo e ultimo gol che vedete da parte di Raspadori, perché guardate qua, dentro l'area di rigore innanzitutto fa una fatica immensa, body type che lo penalizza un sacco. Qua prende un'ottima traversa davanti la porta, qui ancora una volta lanciato dentro l'area di rigore a tu per tu, prende il palo. Qui ancora una volta lanciato in campo aperto, il buon Raspa, la spara alta. E qua invece in quest'altra azione, buoni numeri, tira a giro verde, fuori. Io veramente perplesso da sto Raspadori. Qui ancora una volta, traversa. Va bene Raspa. Allora raga, dopo aver testato questi tre giocatori, partirei da Kakere, che sinceramente è stato quello che mi ha colpito di più, perché non me l'aspettavo così valido. 1,74 m, alto di work rate che si sente alla perfezione, perché così come attacca, difende, molto intenso nelle due fasi. Il 3 di skill, vabbè, classico per centrocampisti stile Fofana, diciamo. 4 di piede debole, bello solido, quindi anche con il sinistro, in particolare i passaggi, li ha fatti molto bene, mi è piaciuto parecchio. Non sarà il giocatore più veloce del mondo, palla al piede, infatti non è che ha questo speed boost bruciante, però se ve la devo dire tutta, ha invece un'ottima agilità palla al piede, infatti quel 97 lo si sente veramente tanto. Reattività pure quando con l'L2 state là a temporeggiare, l'avversario vi fa i micromovimenti, perfettamente si attacca. È anche estremamente automatico, si sente tanto il 91 di intercettazione, l'86 di lettura difensiva, l'84 di aggressività anche ottimo, quindi con il raddoppio esce abbastanza a cannone, mi è piaciuto anche su quello. Passaggi che appunto come vi dicevo sono fenomenali, il 95 di corto e il 90 di lungo sia sui lanci lunghi che appunto sui passaggi rasoterra, è perfetto. Penso che il rapporto qualità-prezzo sia un'ottima alternativa, anche qualora magari volete andare a vendere un Renato, un Guendouzi, anche paradossalmente un Fofana o un Tchouaméni per andare a puntare magari giocatori offensivi. Kakere può giocare tranquillamente da titolare, sia in una mediana da 4-4-2 sia in una mediana da 4-2-3-1. Eviterei magari di metterlo mezzala in un rombo, visto che in fase offensiva magari pecca per quanto riguarda il tiro, però per l'impostazione se la cava alla grande. Quindi consigliatissimo lui, stile intesa ovviamente ombra, veramente un bel giocatorino. Passiamo invece alle tirate d'orecchie e partiamo da questo Ibanez, che per 86k sinceramente giocatore abbastanza ambiguo, perché va bene il 1,85 m, ma le statistiche secondo me sono estremamente fake. Quell'88 di agilità, scusatemi, di accelerazione, 86 di velocità scatto, non si sentono minimamente. Questo sembra un difensore che ha stento a più o meno 80 di velocità. Agilità 81, stessa cosa, con l'L2 risulta estremamente pesante quando lo andate a controllare, non si attacca neanche bene all'uomo a dispetto di quell'84 di aggressività che si ritrova.
Poi, per carità, a farsi colpire dal pallone in termini di autoblock con quell'intercettazione a lettura difensiva lo fa all'interno dell'area di rigore, però all'interno dell'area di rigore non mi è sembrato questo difensore affidabile, perché quel 92 di reattività, vi dicevo, è strafake, con l'L2 non reagisce minimamente, e quindi quando mi sono ritrovato a dover marcare gli avversari all'interno dell'area di rigore che mi cambiavano direzione, ha fatto una fatica infinita. L'unica cosa dove mi è piaciuto discretamente Stoibanez è fondamentalmente negli anticipi automatici, quindi quando si ritrovava magari a intercettare un passaggio perché era lì sulla linea, quello lo ha fatto abbastanza bene. Però anche sui contrasti spesso capitava che la palla la recuperava, ma in realtà poi scappava via dai piedi e ritornava all'attaccante avversario. Quindi, boh, un grosso punto interrogativo. Sicuramente più scarso di Skriniar, sicuramente più scarso di Koulibaly, sicuramente più scarso del 70% di giocatori competitor in Serie A, dello stesso Córdoba e tutto quanto. Può essere interessante solo per linkare magari Strong uno Spinazzola qualora vi serve, però sinceramente io non gli butterei neanche 50.000 crediti su sta carta. Estremamente, estremamente deluso da Ibanez, che invece mi aspettavo bello forte. Ma la vera delusione di questo video è sto Raspadori, perché ha confermato tutte quelle che erano le mie preoccupazioni. È rimasto praticamente con tutti i difetti della carta Potm. Ok, quindi nonostante il 4 di skill e il 5 di piede debole, che voi lo guardate e dite: oh cavolo, il best header della Serie A. Ma dove, ragazzi? Questo c'ha un body type che è impresentabile. È 1,72 m con il body type average, quindi vuol dire che è tozzo ed è chiatto. E la cosa si rispecchia alla perfezione, cioè con l'L2 non si muove, si gira meglio Vlahovic di sto coso, io ve lo giuro su Dio, mi ha fatto smadonnare, a parte che ha una finalizzazione che è una roba imbarazzante, cioè qua vedete 5 partite, 5 gol, ma ne doveva fare almeno 10, cioè se non 15, e l'avete visto anche dalle clip, quindi veramente brutta brutta roba, passaggi che 95 di corto. Giocatore mio qui, giocatore Raspadori a 2 metri, palla che non arrivava mai. Agilità 91, non ve lo dico nemmeno il livello di fake di quella roba. 86 di reattività che lo penalizza grandemente, perché infatti non si gira manco se lo pagate. Speed boost inesistente, sembra che gli stanno trattenendo le mutande tipo Chiellini che tratteneva Saka all'Europeo, quindi Raspadori, vi giuro, ma 70k, ma manco 20k per questo attaccante, ma meglio Vlahovic, che è vero che costa 6 miliardi, però uno lo guarda Vlahovic, dice sarà un tronco, sì, ma almeno Vlahovic in campo aperto se ne va, almeno Vlahovic davanti alla porta segna, questo prima di segnare ti deve sbagliare 3 occasioni, sembra un po' Dzeko in real life. Quindi Raspadori veramente delusione totale, ma infatti lo rispecchia anche il prezzo, perché comunque pur essendo un 87 di overall aveva statistiche ottime, e se fosse stato realmente forte sopra i 100k ci stava, considerando skill e piede debole che in Serie A mancano di questo livello. Quindi bocciatissimo Raspadori, probabilmente il peggiore che ho provato per le aspettative, anche di Ibanez, sconsigliato vivamente. Sila Intesa, se proprio lo volete piazzare, cacciatore, ma eviterei sto Raspadori che non mi è piaciuto, raga, non mi è piaciuto. Raga, per questa prima review è tutto, fatemi sapere nei commenti voi cosa pensate di questi tre player, se li avete provati, se li proverete o non li proverete alla luce di quanto avete visto. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono Daniele Liberoschi, ciao!